siamo con Grigianti Lorenzo, il forte direttore del Gatta, e il nostro ormai mister Bianchi Luca. Allora, una vittoria 3-1, una vittoria contestata dal pubblico, dai tifosi. Voi siete d'accordo? Adesso, come ho detto anche con i colleghi, secondo me, se parliamo di calcio, c'è una squadra che ha meritato di andare in finale, che è il Gatta. Gli episodi ci sono in tutte le partite, come c'era il rigore clamoroso su Grasso, non puoi andare a rigore così. Però ai punti loro hanno fatto il tiro in porta su punizione. Questo lo dicevo dopo. Noi secondo me abbiamo fatto una partita incredibile contro una squadra fortissima e meritiamo di andare in finale. Alla fine bisogna parlare di questo. Sì, perché il Gatta poi è una squadra che dicono che non gioca molto, non lascia neanche giocare tanto. Partiamo da una premessa che il Gatta è sempre considerato dagli altri da fuori la squadra che è un po' da fastidio, però è una squadra che ci presta, no? Quest'anno abbiamo battuto tutti questi ideali particolari della montagna, perché siamo un gruppo fantastico, tutto quello che ci abbiamo intorno, dallo staff, dai tifosi, da tutti, è un gruppo pazzesco, anche con gli esterni, la voce anche con il mister, e ce la meritiamo, perché sia contro Felina sia stasera abbiamo meritato, e lo dico a grande voce perché gli altri dicono di no, ma loro hanno fatto un tiro. Sono pienamente d'accordo con la tua esamina, perfettamente d'accordo. Però è un Gatta che adesso incontra il Cervarezza, che ieri sera, a Capimenti, lui, la Borsana, il Cervarezza, ha fatto un calcio spettacolo. Lo capite, chiaro? Ma Cervarezza è la favorita tutti gli anni inizio torneo, quindi sappiamo che sarà una finale dura e difficile. Però noi dovremo là a giocarcela assolutamente, perché, ripeto, come ha detto Lollo, abbiamo un gruppo che io lo dico sempre ai ragazzi, è tanti anni che lo faccio qua, è un gruppo così, non ce l'ho mai avuto. Quindi andremo a Baiso a giocarsela assolutamente. Ti faccio l'ultima domanda, mister. Se vieni per la terza volta all'intervista e se vinci il torneo, fammi una promessa. Se lo vinci, non vieni più. Dimmi che non vieni. Non ho capito la domanda. È difficile, lo parto da vicino. Ti prometto quello che vuoi, ecco, per il torneo ti prometto quello che vuoi. Se vinci il torneo non vieni in studio. Va bene, se vinco il torneo vengo o non vengo? Non vieni in studio. Se vinco il torneo non vengo in studio, promesso. Promesso. Tranquilli, siete vinti campioni, dai. Promesso. Ciao ragazzi, ciao.